Grazie Lorenzo Bizzarri, coro Quadriclavio, ecco un coro numeroso, con un repertorio importante. Io ascoltandovi mi sono anche chiesto un po' come si gestisce un pochino la conduzione, la prova di questo coro, cosa succede durante il periodo di preparazione con un coro di queste dimensioni. Dunque, intanto grazie a voi dell'ospitalità e di averci invitati, perché è stato un grande piacere, un grande onore partecipare a questa bellissima rassegna. Quest'anno è la seconda edizione, vi faccio veramente tanti complimenti, perché solo l'idea e la volontà di diffondere la musica corale è sempre una lodevolissima iniziativa. E il coro ha un repertorio molto vasto che comprende sia brani a cappella, che sono quelli che abbiamo sentito questa sera, cioè brani senza accompagnamenti, sia grandi opere per coro e orchestra. Noi siamo un coro numeroso, siamo circa 80 persone quando siamo a regime. Per questi repertori siamo forse qualche elemento in meno, perché il repertorio a cappella richiede sicuramente un numero di esecutori un po' più piccolo. E noi ci prepariamo semplicemente durante le prove. Io preparo precedentemente la prova dei CD, dei file didattici, ormai si dice file, un tempo facevo le cassette, adesso i file, che io non so neanche dirlo perché col computer sono un po', diciamo, imbranato, dove canto e incido la parte di ciascuna voce. Dopo, alle prove, loro durante la settimana studiano a casa questi file che io gli fornisco, e durante le prove poi assembliamo, diciamo, quello che loro hanno studiato a casa. Quindi una grande volontà da parte di ogni corista di impegnarsi per studiare a casa, diciamo, tutto il repertorio che noi poi impareremo. Decisamente è un impegno e anche una bella modalità, ecco, perché insomma in questo modo le persone, si va subito alla concertazione, esatto, diciamo, quando si lavora, sì, durante la prova. Esattamente, sì, perché alcuni brani, fra l'altro, molto impegnativi, richiederebbero, se dovessimo imparare in loco proprio anche la melodia da capo, richiederebbe veramente dei tempi di studio enormi. Invece in questo sistema loro nel giro di qualche mese imparano opere anche veramente molto importanti. E questo, vedo che c'è una grande spinta da parte dei coristi in questa volontà anche proprio di impegnarsi, venire alle prove, studiare, proprio perché c'è un movimento corale, c'è un movimento in cui le persone si identificano, ecco, in questo lavoro dello stare insieme, che forse è sicuramente artistico, ma forse anche relazionale. Ah beh, assolutamente, la vita corale è un legante, diciamo, oltre che per il discorso di fare musica insieme, anche proprio il coro diventa proprio una piccola comunità in cui si creano amicizie, si crea condivisione e si crea veramente lo stare insieme, sia per lo scopo di fare musica, ma proprio per il piacere di stare assieme. Grazie. Volevamo chiedere come per noi, ecco, siamo alla seconda edizione, siamo partiti da poco e ci siamo così lanciati anche in questa esperienza all'aperto, perché normalmente anche un repertorio di questo tipo si canta nelle chiese, negli spazi chiusi, nei teatri. Ecco, questa esperienza all'aperto, a te cosa ha lasciato, che impressione hai avuto, critiche, commenti, cosa ne pensi? Assolutamente nessuna critica, anzi devo dire che certamente è vero, questo tipo di repertorio al chiuso in una chiesa ha una resa mistica, forse di raccoglimento un pochino maggiore, ma anche in una location così suggestiva, così veramente comunque raccolta, silenziosa, perché devo dire, a parte il treno che è passato, sono momenti anche simpatici, ma di grande raccoglimento, un pubblico veramente attentissimo, non si è perso una nota, un grande silenzio e grande rispetto per questo repertorio, hanno fatto sì che la serata, pur all'aperto, abbia avuto comunque una grande riuscita. Bene, bene. Allora Lorenzo, grazie veramente. Grazie, ricordo che Lorenzo, peraltro, è anche insegnante della nostra scuola di musica che organizza questo festival, per cui a maggior ragione uno di noi. Un piacere doppio, veramente. Grazie Lorenzo. Grazie a voi, grazie.